La partita che doveva consegnare il Città di Castello ad una rimonta verso le posizioni alte della classifica si risolve in una debacle. L'avvio è shock per il Città di Castello perché alla prima azione valida, al quarto minuto, subito passa in vantaggio l'Angelana. Una ripartenza rapida causata da una punizione sbagliata di Peluso sulla tre quarti faceva sì che Luparini fuggisse in avanti, chiudendo al meglio il cerchio con un tocco preciso sotto misura dopo l'allungo nei suoi confronti da parte di Colombi. 1-0, Città di Castello subito in difficoltà. La reazione portava al tredicesimo, Giannò in gol con un fuorigioco che sembrava evidente. Consegniamo le immagini alla Moviola. Al diciottesimo però un'altra doccia fredda per i tifernati, perché Colombi su calcio d'angolo, battuto da Vent'anni, probabilmente il migliore dei suoi, dalla sinistra, saltava indisturbato per colpire senza pietà il pallone del 2-0. Città di Castello sotto shock, Pupo ci prova, il più vivace dei suoi, assieme a Giannò, in avanti, senza però colpire il bersaglio fuori di poco su un diagonale che ha lasciato immobile Battistelli. Al 28esimo finalmente la reazione vera del Città di Castello, con una punizione di croce sulla quale sbucava all'altezza del secondo palo Giannò, che deviava sulla porta avversaria per il pallone che sembrava poter riconsegnare il Città di Castello a sperare ancora. Chiusura di primo tempo con qualche perplessità, però ancora i tifernati erano pienamente in lizza. L'impressione era suffragata dall'avvio, che era brillante per i tifernati, in quanto Giannò colpiva subito una traversa con un tiro da fuori, Pupo sulla ribattuta cercava il gol con la deviazione in corner di un attento Battistelli. Al 19esimo ancora Giannò da sinistra per Pupo, che di testa colpiva fuori. Al 23esimo un episodio veramente insolito su una mischia in area, Valori, che si stava riscaldando assieme a dei compagni nei pressi del guardialine, evidentemente proferiva qualche frase ingiuriosa. Il collaboratore dell'arbitro, signor Ciorba, richiamava il direttore di gara, che dopo un rapido consulto sventolava il cartellino rosso diretto per Valori, che stava per entrare. Sarebbe stato una tua importante per mister Armilei, che si è giocato in questa maniera una carta di estremo rilievo. Assolutamente sì, ma lo sapevamo che giocavamo contro una grandissima squadra. Secondo me la classifica è bugiarda per i valori del Città di Castello. Era un'ottima squadra, è un'ottima squadra, lo sapevamo. Noi siamo stati bravissimi perché, come dico sempre ai ragazzi, noi dobbiamo giocare ogni singola partita come fosse una finale.